Scontro sempre più aspro tra la CISL Sanità della provincia dell'Aquila e il direttore dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera. Il coordinatore Gianfranco Giorgi, in un'infuocata conferenza stampa, torna ad accusare Tordera di chiusura ad ogni dialogo sui tanti problemi che attanagliano l'ospedale San Salvatore dell'Aquila e questa volta minaccia lo stato di agitazione. E ha ribadito: le liste d'attesa per visite di vitale importanza sono oramai insostenibili, c'è carenza di personale, eppure Tordera afferma che ci sono 90 esuberi, non si fa nulla per stabilizzare i 400 precari, per rivedere le posizioni organizzative e procedere finalmente agli scatti verticali. A queste critiche Tordera ha risposto definendo imbarazzante la confusione della CISL, che dà informazioni errate alla gente, in particolare quelli sui tempi di attesa, enormemente superiori a quelli reali, sostiene Tordera, tacciando insomma la CISL di remare contro e per di più di non essere attendibile ed equilibrata. La risposta della CISL non si è fatta però attendere. Il problema delle liste d'attesa che noi l'abbiamo già come dire, riportato in più occasioni sulla stampa, per esempio ci vogliono 10 mesi per fare una risonanza magnetica cranio, ci vogliono un anno abbondante per una visita senologica, 6 o 7 mesi per una mammografia, e quindi ci sono tantissimi problemi che riguardano il cittadino. Per esempio, è stato chiuso lobby all'interno del pronto soccorso per carenza di personale. A noi ci sorprende questa risposta del dottor Tordera, perché noi vogliamo solo dialogare. Siamo un sindacato collaborativo, poi se non ci vuole rispondere o ce l'ha con qualcuno, vabbè, allora, come ho detto prima, la nostra risposta sarà abbastanza dura. Ovvero? E ovvero indiremo lo stato di agitazione. Noi non deve, non, dobbiamo tenere presente che siamo il primo sindacato, non siamo soli.